Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, come state? Oggi unboxing in collaborazione con un nuovo sito. Questo sito si chiama Globeland, è la prima volta che collaboro con loro. Mi avevano già contattato in passato, ma all'epoca non avevo la fustellatrice, non avevo acquistato ancora la Big Shot. Adesso che ho acquistato la Big Shot mi hanno nuovamente contattata per collaborare con loro e sono stata davvero contentissima di collaborare, di poter scegliere alcuni materiali che poi andremo a testare insieme. Su questo sito, oltre alle fustelle, sono presenti anche i timbri in silicone. Adesso vi mostro il sito come è fatto e poi vi mostro ovviamente i materiali scelti. Questo è il sito globeland.com, è davvero carinissimo come sito, tutto bello colorato e mi piace tanto anche la grafica. Per quanto riguarda il sito, vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche il link di tutti i prodotti che ho scelto e vi lascio anche il codice sconto che loro gentilmente hanno offerto ai miei iscritti. Io ovviamente il codice sconto non è affiliato, quindi se lo utilizzate bene, se non lo utilizzate non fa niente, non succede nulla. E per quanto riguarda il codice sconto è Giulia5, ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione, per avere appunto 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Inoltre sul sito di Globeland, come potete vedere qui in alto, sul banner c'è scritto che le spedizioni gratuite per tutto il mondo se appunto effettuate un ordine minimo di 50 dollari. Non so se si nota dalla videocamera, provo a zoomare, ecco qua, 50 dollari. Il sito è formato in questo modo, ultimamente hanno anche inserito questa nuova tipologia di fustella, cioè quelle lì un po' più cicciottelle che ti consentono di tagliare dei materiali un po' più spessi, e metalli, cartoncino, gomma eva, la pelle, ti consentono di tagliare diversi materiali con uno spessore un po' più alto rispetto alla classica fustella. Perdonatemi ma non mi ricordo il nome di questa tipologia di fustella perché ovviamente il caldo oggi mi ha proprio steso, oggi fa più caldo del solito e quindi sono un attimino sbalvolata, ecco. Non riesco neanche a trovare un termine un po' più carino. Comunque la pressione è proprio sotto i piedi, quindi perdonatemi se non ricordo il nome di questa fustella. Per quanto riguarda le fustelline, qui in alto come vedete c'è la sezione, c'è sia la aspettate che vi traduco anche la pagina, c'è sia la sezione delle fustelle, dei timbri in silicone, delle piastre a caldo, insomma un bel po' di cosine interessanti. Io ovviamente sono andata nella sezione delle fustelline e come vedete qui le fustelle vanno tutte quante per categoria. Non capisco perché traduce in questo modo Google traduttore, secondo me sente caldo anche lui perché in ogni sezione mette una parola che spero si legge, ecco, in ogni categoria c'è quella parola. Comunque, per quanto riguarda le categorie, come potete vedere ci sono le categorie per fustelline, per gli orecchini, poi per tema natura, tema fiore, tema animale, oppure ci sono tema cornice, matrimonio, quindi ci sono anche cose magari adatte per creare dall'A alla Z tutte le cosine per il matrimonio, per i confetti, scatoline e quant'altro. E c'è anche la sezione appunto scatoline. Io sono andata direttamente lì perché per chi si fosse perso il video dove vi presento la Big Shot, se ve lo siete persi ve lo linko qui nella i di informazione, vi ho detto in quel video che ho comprato appunto la Big Shot per poter rimodernare tutte le varie scatoline per le mie creazioni e creare un packaging un po' più particolare ed elegantino. Infatti sono andata direttamente in questa sezione e ho scelto alcuni prodotti davvero interessanti. I prezzi sembrano davvero ottimi, poi ho visto rispetto anche ad altri siti italiani, ovviamente i prezzi mi sembrano ottimi per delle fustelline. Poi ovviamente vi metto il link nell'info box così potrete spulciare tutte le varie sezioni. E poi ho scelto, oltre alle scatoline, ho scelto anche il stampo in silicone. Anche questi sono, vedete, sono divisi per categorie e in questo caso ho scelto delle semplici cornicette che potessero in qualche modo abbellire un cartoncino oppure anche andare a fare appunto lo stampino in silicone. Nel frattempo qui ci sono io lo stampino in silicone
sulla scatolina per renderla ancora un po' per personalizzare appunto la scatola. Vi lascio tutto in descrizione e adesso vi mostro il pacchetto. Il pacchetto è arrivato davvero velocissimo, in 5 giorni lavorativi, è stato spedito con FedEx. Eccolo qua. E vi mostro tutto quello che ho scelto, imballato perfettamente. Ed ecco qua. Hanno aggiunto anche questo cartoncino per andare a ovviamente la busta è con il pluriball e poi c'è anche questo cartoncino sia davanti che dietro che hanno fatto un po' da involucro alle fustelle. Sono tutte quante, ed eccole qua. C'è anche la packing list all'interno. Ho scelto appunto tre tipologie di fustelle più un timbro in silicone. Allora, vi mostro in primis le fustelle. La prima che vi mostro è questa qui, questo è il codice. Questa è la fustellina di una busta, per realizzare una bustina appunto in cartoncino barra carta. Ed eccola qua. Queste ovviamente alcune sezioni vanno tolte, tipo questa parte qui va tolta, anche questa parte qui interna va tolta per poter realizzare appunto la bustina. Se riesco a trovarla anche sul sito, così vi mostro anche il simile risultato. Ed eccola qua, ce l'ho qui a portata di mano. Ed eccola qua, questa è la bustina che si va a creare con questa tipologia appunto di fustella. Ci sono anche le decorazioni con il cuoricino, vedete? Sperando che si noti qualcosa perché il fondo è nero. Ecco qua. Bastava cliccare sopra, io invece stavo a fare tutt'altro. E la trovo davvero molto carina questa tipologia di bustina, poi ovviamente i cuori posso utilizzarli anche in altri contesti, perché no? E questo è il primo prodotto che ho scelto dal sito di Globeland. Il secondo prodotto è questo. Questi erano presenti all'interno della stessa bustina. Questo è il codice ed è una scatolina. Come vedete, sopra c'è scritto due pezzi, infatti all'interno sono presenti due fustelle uguali. Vi mostro ovviamente questa qui, l'apriamo sempre se riesco a capire dove si apre. Eccolo qua. Ed ecco qua la fustella, anche questa molto molto carina. Aspettate che l'ho messa sotto sopra. Qui ci sono alcune decorazioni carinissime, un fiorellino. E questa è la classica scatolina, per intenderci che si piegano qui i due lati. Aspettate, vi mostro anche di questa qua. Già vi mostro la foto, ovviamente, di questa tipologia di scatolina. Ed eccola qua. Sperando che si noti qualcosa, eccola qui, vedete? E poi quella è la decorazione che si può creare sopra la scatolina, che è davvero molto molto carina. Poi ovviamente posso anche eliminare il fiore, mettere il cuoricino o mettere altre cosine per andare ad abbellire un nastrino, un timbro. Non so, posso sperimentare in questo modo. E quindi ne sono presenti appunto due. In questo caso la decorazione, no, sono uguali, sì, sono uguali, identiche le decorazioni centrali, stesse identiche le decorazioni. Poi ho scelto un'altra fustellina che è questa qui. Questo è il codice. Questa è presente una sola fustella all'interno del pacchettino. Ed è davvero molto graziosa perché è per la creazione di una busta. Aspettate che apro il tutto. Ed eccola qua. Come vedete, questi qui centrali sono sempre delle decorazioni degli abbellimenti, un fiorellino, poi qui c'è una sorta di fiocchetto e ci sono alcune cose da eliminare da questa fustella.
e da separare, no? Da eliminare, da separare questa fustella, tipo questa parte qui, quest'altra parte e questa parte qui e questo. Invece questi qui vanno lasciati perché ovviamente sono le piccole asoline che poi all'interno possiamo inserire un nastrino per poter chiudere appunto la bustina. È davvero molto molto carina. E questa la pensavo come packaging al limite di qualcosina di piccolo, che sia un anello oppure degli orecchini oppure qualcosina anche fatto in resina, perché no? Quindi creare diversi packaging a seconda anche di cosa vado a vendere o regalare. Vi mostro anche il risultato di questa. Aspettate sempre se trovo, la trovo velocemente. E eccola qua, ce l'ho sotto mano. Ed è adorabile. Aspettate, eccola qui. Questo è il risultato. Ovviamente i colori non mi piacciono, però immaginate questa sorta di bustina con altri colori, con poche decorazioni, perché la decorazione questa qui in alto non mi ispira granché, messa in questo modo con questi colori. Al limite, questa decorazione la utilizzerò per altre creazioni. Il fiocchettino invece è molto molto carino, molto carino. Al limite non ho utilizzato qui in basso, ma messo un po' più in alto, ho utilizzato sempre in altre creazioni. Il risultato è davvero carino. Poi ovviamente andremo a sperimentare insieme e a creare la mia versione. Questa era la terza scatolina. Adesso vi mostro anche il timbro in silicone. Questo è il codice e ho scelto appunto questa pagina con questi timbri in silicone con queste cornicette davvero molto molto carino, anche abbellimenti, vedete, per gli angoli. Sono davvero molto molto carine. Ovviamente è semplicissimo utilizzarli, basta. Vi mostro come è formato il tutto. Basta sollevare, poi prendere il timbrino in silicone, pucciarlo all'interno dell'inchiostro e poi ovviamente andare a realizzare il timbrino. Ecco qua, provo a staccare questo, così vi mostro. Eccolo qui. Ovviamente adesso è immacolato e il risultato però è questo, il risultato che poi si ottiene. Lo stavo mettendo sotto sopra, ecco qua. E poi ovviamente una volta pulito il timbrino, una volta utilizzato, si può reinserire di nuovo all'interno per tenerli tutti quanti vicini in questo modo. Niente, io non vedo l'ora di sperimentare sia i timbrini in silicone ma anche le scatoline, le fustelline e anche questa della letterina. Queste sono le cosine che ho scelto dal sito di Globeland. Spero che seguirete i miei piccoli esperimenti anche con la Big Shot. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!